Ben ritrovati carissimi amici e fantallenatori di Fanta World. Siamo qui per la 13ª giornata di Fantacalcio e di Serie A. Ahimè, però, è una settimana un po'... molto triste. Un po' triste, infatti il colore dei nostri abiti lo certifica. L'Italia è andata fuori dai mondiali, è un momento molto molto nero del nostro calcio. Siamo un po' in lutto a livello calcistico. Sì, quindi... sì, però non c'è tempo per fermarci, perché c'è un fantacalcio. Il campionato riprende. Il fantacalcio deve vincere. Il fantacalcio è comunque da vincere e i consigli sono comunque da ascoltare. Cominciamo subito con un'analisi affidata ovviamente a Salvo e a Claudio. Ben ritrovati, Ventura stai lontano per adesso. Sì. Cominciamo, sabato alle 18 c'è il derby. Riparte fortissimo. Finalmente, dai, magari c'è la Serie A. Esatto, Stadio Olimpico, Roma-Lazio, Claudio a centrocampo, più Luis Alberto che Strootman. Sì, meglio Luis Alberto, giocatore sicuramente più da bonus, più offensivo, anche se diciamo è un derby importante, quindi io li metterei entrambi. Preferisco appunto Luis Alberto e anche Savic, quindi i giocatori della Lazio. Tra l'altro anche Nainggolan in dubbio nella Roma, potrebbe anche giocare Pellegrini, quindi meglio quelli della Lazio. Salvo, mentre in difesa chi da entrambe le parti? In difesa, al contrario, punto sui difensori della Roma, quindi soprattutto Manolas e Kolarov vanno messi, un po' meno Fazio, che in partite difficili come queste può andare in difficoltà. Mentre nella Lazio punterei solo su De Vrij, Radu non mi sembra il caso. Claudio, in attacco chi la può spuntare nella sfida fra Dzeko e Immobile? Beh, visto questo Immobile ti direi Immobile, però appunto Dzeko potrebbe essere anche un uomo decisivo in questo derby, quindi assolutamente si devono anche in questo caso schierare entrambi. Potrebbe fare anche bene Sharawi, cioè, nella Roma. Altra sfida importante sabato alle 20:45 al San Paolo, Napoli-Milan. Salvo, in attacco punti soltanto sui partenopei, sui soliti tre? Punto decisamente sul Napoli e soprattutto su Mertens e Insigne, sulla voglia di riscatto del folletto della nazionale, sì, che non ha giocato, sarà a carico. Nel Milan Kalinic da terzo slot al massimo, ma potrebbe essere sovrastato da Koulibaly in partite come queste, quindi magari se volete scommettere su qualcuno o su Suso. Sempre tu al centrocampo, sono a rischio Malus, Allan e Kessié? Potrebbero prendere il giallo, Kessié lo eviterei in questa gara, mentre Allan magari la prestazione secondo me la può portare a casa, così come Hamsik, mentre nel Milan da evitare anche Biglia, assolutamente fuori tono. Claudio, a proposito di sconsigliati, Bonucci è sconsigliato? Sì, anche lui è sconsigliato, la difesa del Milan soffrirà tantissimo contro questo Napoli, però appunto se dovete metterne qualcuno, diciamo, della difesa del Milan, è sicuramente meglio Bonucci. Il lunch match delle 12:30 è Crotone-Genoa allo stadio Scida. Claudio, Budimir o la Padula in attacco? Dico Budimir perché il Crotone lo vedo più in forma, tra l'altro viene anche da una vittoria. Come attaccanti, anche diciamo nella differenza fra i due attaccanti, Budimir è sicuramente più in forma, sì. Mentre la Padula ancora deve riprendere la sua condizione. Salvo, Barberis o Rigoni? Tra i due Rigoni, ma occhio al rapporto che non era proprio ai massimi livelli con Ballardini ai tempi di Palermo. Non si sa se gioca, voi comunque potrete rischiarlo. Sicuramente giocherà Tarapt, che in una partita così io lo schiererei tranquillamente. Claudio, in difesa invece Izzo più di Ceccherini? No, ti dico invece Ceccherini e Simic, quindi voglio affidarmi di più ai due centrali del Crotone rispetto a quelli del Genoa. Benevento Sassuolo, domenica alle ore 15, Salvo, punti sulla fantasia di Ciciretti a centrocampo. Eh sì, la voglia disperata di punti del Benevento passa obbligatoriamente dai piedi di Ciciretti, proverà a segnare anche in questa partita. Mentre sicuramente è meglio dei centrocampisti del Sassuolo, che ultimamente sono tra ballottaggi, sono un po' appannati. Ruotano un po' tutti. Sì, sì. Sempre tu, in avanti Falcinelli può essere da terzo slot d'attacco questa giornata? Sì, può starci, contro il Benevento si può mettere da terzo slot, meglio dei attaccanti del Benevento, tra cui dovrebbe giocare forse Armenteros, sì, come sì, prima punta, ma potete farne a meno. Claudio, consigli imbattuto e Acerbi da modificatore, ti convince? Ma consigli imbattuto non penso, perché il Benevento ha cominciato un po' a segnare, quindi secondo me un gol lo subisce. Acerbi ancora non è quel giocatore che siamo abituati a vedere come voti, quindi non so se sarà da modificatore, però sicuramente un difensore molto affidabile su cui puntare. E nel Benevento si può anche puntare ad esempio su Lazar. Sì. Potete anche mettere Berardi, che dovrebbe rientrare dall'infortunio, partirà dalla panchina, ma voi potete metterlo. È schierabile, assolutamente. Vogliamo a Marassi, dove si affrontano Sampdoria e Juventus, domenica alle ore 15, Claudio, Silvestre o Chiellini? Ah, io Silvestre lo tenterei, perché la Samp dentro casa è veramente molto forte, sì. Anche la Juventus soffrirà, quindi io Silvestre lo metterei, anche così come il difensore della Juve. Attenzione ai portieri, non è una partita per i portieri assolutamente, sì. Perché secondo me entrambi subiranno.
Nella difesa appunto della Juve dovrebbero giocare Chiellini e Rugani, sulla fascia ci sarà ballottaggio, sulla destra dovrebbe giocare Listeiner e metterei anche Ferrari come scommessa. Scommessa di giornata, ci può stare. Salvo, gioco di coppia a centrocampo, Torreira e Pratt oppure Pjanic è il dubbio quadrato. Allora, Torreira potrebbe prendere anche un voto maggiore di Pjanic, però Pjanic è la fantasia della Juve, quindi si deve schierare. Come altro centrocampista, Cuadrado difficilmente verrà rischiato da Allegri, anche in vista della partita col Barcellona, quindi giocheranno Douglas Costa e Mandzukic sulle fasce, e soprattutto il primo si può fare veramente bene. Claudio, in attacco, oltre di Bale e Higuain, si possono schierare anche Duvan Zapata e Quagliarella? Sì, sì, sicuramente, soprattutto Quagliarella che, tra l'altro, se non ricordo male, ha segnato spesso la Juventus come da ex. Sì, è anche rigorista, quindi io li metterei assolutamente entrambi. Spalla e Fiorentina si affrontano sempre domenica alle ore 15, salvo un nome per entrambe le difese. Allora, nella Fiorentina un nome può essere Pezzella, può essere una sorpresa di giornata, secondo me. E va bene anche Biraghi come scommessa, mentre nella SPAL si può azzardare su Mattiello, magari la fascia destra della Fiorentina ancora non è in buona condizione, si può azzardare. Sempre tu in attacco, Simeone lo vedi favorito rispetto a Paloschi? Sì, sicuramente sì, Simeone può far gol in questa gara, mentre Paloschi lo eviterei, anche perché non gioca Antenucci, che con cui si sta trovando bene ultimamente, torna a Borriello dal primo, li eviterei, andrei più sulla Fiorentina. Claudio, al centrocampo, Lazzari o Benassi? Anche in questo caso andrei più sulla Fiorentina, Benassi è in ottima condizione, e quindi si deve confermare. E insieme a lui i suoi compagni di reparto, Veretout e Chiesa, quindi tutti da confermare, però anche Lazzari non è un brutto nome. Se volete puntare qualcuno su qualcuno della spalla, si può puntare su di lui, anche su Viviani, magari se dovesse battere qualche punizione, non si sa mai. Magari da quarto slot di centrocampo. Infatti. Ci sto. Voliamo allo stadio Grande Torino, dove i Granata affrontano il Chievo, sempre alle ore 15. Claudio, Sirigu e De Silvestri oppure Sorrentino e Cacciatore? Ma secondo me il Torino in questa partita farà tanti gol, cercherà di vincere a tutti i costi, quindi vedo meglio Sirigu e De Silvestri, anche se forse Sirigu un gol potrebbe subirlo. Comunque è un portiere da seconda fascia per questa giornata, e quindi sì, preferisco loro, anche Nkoulou per quanto riguarda il Torino. Salvo, da tenere fuori sia Rincon che Demai? Sì, si possono tenere fuori entrambi quasi sempre, perché sono sempre a rischio giallo, sono tra i più ammoniti del campionato. Sicuramente meglio la sfida fra le due mezzali, Baselli contro Castro. Potrebbe spuntarla il Granata questa volta. Claudio, in attacco Belotti può tornare a più 3? Beh, prima o poi dovrà tornare a più 3, quindi potete dargli fiducia, anche se io preferisco sempre attualmente Iago Falchi e gli altri, soprattutto Iago Falchi, che lo avevo anche consigliato la scorsa volta e ha segnato, quindi... E ancora potete puntare di più su loro. Però Belotti si mette. Belotti, certo, appunto dovete dargli fiducia. Assolutamente. Mentre nel Chievo posso dirti inglese, come diciamo il solito Roberto inglese. Andiamo alla Dacia Arena, dove c'è la sfida tra Udinese e Cagliari. Salvo, Maxi Lopez o Pavoletti? Periz. Ah, direi. Sì, secondo me segna Periz. In seconda battuta Pavoletti, ma Maxi Lopez non lo metterei. Sempre con centro campo, De Paul, Baracchi o Barella Giovanni? Meglio i due dell'Udinese, soprattutto De Paul, all'occasione di andare al bonus, anche Barak può far bene, mentre Joao Pedro, nonostante fuori casa non faccia sempre bene, comunque in dubbio, io proverei questa volta, può essere una sorpresa. Guarda, in difesa l'unico consigliato secondo te è Danilo? No, non soltanto lui, sono anche consigliati secondo me Nuitic e Samir, mentre nel Cagliari non vedo qualcuno in particolare da consigliare. Andiamo a San Siro, il posticipo di domenica alle 20:45 vede la sfida tra Inter e Atalanta. Claudio Icardi, nonostante in dubbio, si può schierare comunque. Nonostante in dubbio, secondo me giocherà titolare, quindi è assolutamente da schierare. E nell'Atalanta si potrebbe tentare Gomez, che magari è sempre quello più pericoloso. Salvo, in difesa invece per te un consigliato ed uno sconsigliato per parte. Ah, nell'Inter consigliatissimo come sempre Skriniar, sconsigliato Dalbert, che potrebbe questa volta far rifiatare Nagatomo, ma comunque non è in condizione per giocare. Mentre nell'Atalanta Toloi può far bene secondo me anche contro Icardi, anche più di Caldara ho questa sensazione. Mentre eviterei i due esterni di centrocampo, dato che Atebur ha contro Perisic, Castagne potrebbe essere adattato per l'infortunio di Spinazzola, e comunque li eviterei.
Paolo in mediana invece, quindi è centrocampo più cristante rispetto a Borja Valero. Secondo me sì, perché appunto è un giocatore che gioca più avanti rispetto a Borja Valero, o comunque leggermente più avanti, ed è un giocatore che porta più bonus rispetto a Borja Valero. Assolutamente. Quindi nell'Atalanta sì, forse l'unico buon nome del centrocampo appunto cristante. Mentre nell'Inter si possono anche mettere ovviamente Perisic, Candreva, che però sembra stanco da questa nazionale, quindi meglio Perisic, ma anche Borja Valero si può appunto confermare, e Vesino. Verona e Bologna, andiamo al Bentegodi, dove si chiude questa tredicesima giornata nel posticipo di lunedì alle 20.45. Salvo un nome per parte al centrocampo. Non entusiasmano nessuno dei due centrocampi, però se volete guardarvi il posticipo del lunedì con un po' di speranza, Bessa da un lato e Poli dall'altro, per bonus a sorpresa. Fino all'ultimo si deve sperare. Sempre tu in difesa, Elander e Masina possono essere nomi da 6.5. È una gara molto aperta, può vincere Verona, può vincere Bologna, quindi non mi affiderei ai difensori. Al limite le due certezze Romulo e Masina, solo loro. Guarda, in attacco invece schiereresti sia Pazzini che Palacio. Anche in questo caso, se volete sperare in un bonus nel posticipo del lunedì sera, si possono mettere, dai, con ultimi slot si devono schierare. Assolutamente sì. Destro però no. Destro ormai, no, destro ormai. Non si schiera più. No. Ormai purtroppo no, magari si riprenderà la seconda parte di stagione se cambia squadra, però attualmente no. Voci di Sassuolo, uno scambio con Pazzinelli. Comunque, finisce qui il nostro appuntamento con la tredicesima giornata di Fantacalcio e di Serie A. C'era un saluto da fare. Allora, sì, c'era un saluto, un attimo che lo prendo, si chiama Gianfelice, sì. Lo salutiamo. Ciao Gianfelice. Aveva una top 11 un po' insolita. Aveva un top 11 un po' insolita con un 3-4-3. 3-3-4, scusami. Un 3-3-4 che con dei buoni giocatori, soprattutto in difesa. Perin, Bonucci, Masiel, Skriniar, soprattutto Skriniar si è liberato un grande difensore. A centrocampo ci sono Beast e Hans che comunque loro lo fanno. In attacco Inglese e Dzeko insieme. Più Zapata e Borriello, quindi buona rosa. Una buona rosa, è comunque un insolitissimo 3-3-4, anche per un fantacalcio classico, mi permetterei di dire. Assolutamente. Infatti è molto insolito. Sì, assolutamente sì. Va bene, io non so cos'altro dirvi, siamo sempre ancora, diciamo, scioccati dall'eliminazione dell'Italia. Un po' turbati. Rimarremo scioccati non so per quanto tempo. Infatti, perché comunque pensiamo all'estate, pensiamo alle cose che non potremo fare, alle emozioni che non potremo vivere quest'estate, ma io comunque vi saluto e vi do appuntamento per la 14ª giornata del Salotto del Fantacalcio. Alla prossima, ragazzi. Ci vediamo alla prossima, ciao. Da Fantacalcio.